Buongiorno e buon 18 agosto 2018. È passato indenne, spero, la giornata di ieri, che era venerdì 17. Per chi è superstizioso sarà stata una giornata nefasta, quindi sarà stato chiuso in casa. Però, come vedete, allora, quasi buon fine estate, ragazzi. Siamo arrivati al quart'ultimo appuntamento, se sbaglio non faccio, del nostro programma. Poi ci saranno delle cose diverse che sicuramente verrete presi in considerazione, delle cose nuove, sta bollendo in pentola qualcosa di importante, diciamo ci sarà un programma simile a questo, ma poi col tempo vedremo, man mano andremo avanti e vedremo. Allora, innanzitutto mi urge sicuramente ringraziare lo sponsor che dall'inizio dell'estate ci ha accompagnato in questo programma di grandissimo successo, che è la Full Travel Service di Pino Canzonieri, via Cesare Battisti 117 a Siderno, che ci ha fornito tutti i premi che sono stati erogati ai vincitori quotidiani che abbiamo avuto nelle varie puntate, e nello stesso tempo mette ancora in palio la crociera, che io ve la devo dare, quindi entro l'1 settembre ve la devo consegnare, quindi vedete voi cosa potete fare, e, che partirà il 23 settembre da Bari con Costa Romantica per fare il giro del Mediterraneo, fare il lato della Grecia e poi tornare a Venezia e poi di nuovo a Bari. Quindi ragazzi, il premio è di 1200 euro, che è una quota delle due, quindi partirete in due, vostro compagno, vostra compagna, vostra moglie, vostro marito, vostro figlio, chi volete voi, andrete in due, pagherà solamente uno, quindi diciamo è una grandissima agevolazione perché è un premio da 1200 euro. Però prima bisognerà indovinare sempre queste maledette pagine, quindi io spero oggi di potervi richiamare e dirvi: hai vinto sto premio, qua c'è il biglietto, e verrete qua a ritirarlo insieme a noi, così almeno scopriremo finalmente uno di voi, il vostro volto. Allora, iniziamo subito col programma e oggi iniziamo con un personaggio famoso. Numero in sovraimpressione, io sono sempre Samuele, ma ormai mi conoscete. Ok, numero in sovraimpressione e prima diapositiva per la prima domanda. Ok, iniziamo oggi con un personaggio. Allora, il personaggio in questione è una cantante, naturalmente, ma l'avete già riconosciuta sicuramente, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Dopo una prima affermazione come conduttrice radiofonica e televisiva, nel lontano 1982 avviene il suo debutto in veste di cantante ad un concorso di voci nuove. Nel 1982 firma un contratto con la IEP, la quale incide il suo primo singolo dal titolo Delirio. Ma il vero debutto nel panorama musicale italiano avviene al Festival di Sanremo del 1983, nella categoria debuttanti, con Casco Blu, il titolo della canzone era Casco Blu, posizionandosi al 13° posto. Viene pubblicato il singolo sanremese con lato B, Promessa d'amore, che entra in classifica posizionandosi all'11° posto. Pubblica ancora altri due singoli, come L'amore è e Non piangerò a rincontrarsi. Gli arrangiamenti e le realizzazioni sono del grandissimo Bob Masala. L'anno dopo arriva terza nella sessione di nuove proposte con Aspettami ogni sera di Lazzari Sebastiani. La IEP pubblica il singolo della canzone sanremese, che ha come lato B il brano Stella di chi, che non ha un grandissimo successo, infatti si piazza al 19° posto, cioè quasi ultimo, il 20° e l'ultimo. Nel 1985 è ospite fissa nella prima edizione di Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo. Incide il singolo C'è una ragione e Come stai, e nel 1986 torna a Sanremo nella sezione Big con il brano Verso il 2000, che si classifica un'altra volta al 19° posto. Diciamo come un po' al purpurì di Vasco Rossi, anche lui sempre al 19° posto. Vediamo un po' chi c'è in linea. Ciao. Come prima chiamata, pronto? Pronto? Giulia. Ciao Giulia, come stai? Tutto a posto. Ciao Giulia, ascolta, da dove mi chiami Giulia? Da Bovalino. Giulia da Bovalino. Ci siamo sentiti ieri, se sbaglio non faccio, no? Sì, sì. Mi ricordavo. Allora Giulia, ascoltami. Allora, hai indovinato chi è la cantante in questione? Sì, Flavia Fortunato. Bravissima, Flavia Fortunato. Come mai è legata alla Calabria? Perché la tacco senza. Bravissima, perfetta definizione, stupenda. Ok, possiamo tornare in studio. Allora,
oggi tu sei la nostra prima concorrente, ma anche mi sembra ieri sei stata una delle prime, se sbaglio lo faccio. Comunque, sì, qua ci sono 6 libri, li vedi? Sì. Ok, aspetta che li sposto così li vedi meglio. Ok, tu mi devi indicare un numero da 1 a 6 che corrisponde ai libri in questione. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3. 3. 1, 2, 3. Questo qua. Ok. Ora, apriamo la pagina, l'apro davanti a voi. Ok, questa. Ricordatevi, tu sei la prima concorrente, quindi non ti posso neanche aiutare tanto. Comunque, Giulia, ti do questo aiuto. Spara abbastanza alto. Vai. 205. 205. Ok, hai dato la tua. Spero di farti richiamare. Comunque guarda il programma fino alla fine. Se io dirò Giulia richiamaci, vuol dire che ci sono delle novità per te. Ok? Ok. Ciao Giulia. Ok, bravissima Giulia, che ha indovinato subito Flavio Fortunato. E andiamo subito con la seconda. Ne abbiamo diverse oggi di diapositive. Andiamo subito con la seconda diapositiva. Ok. Località. Allora, questa località è un comune italiano di appena 1000 abitanti, nella provincia, vi posso dire di chi, di Reggio Calabria. Il paese è collocato a metà strada tra il mare e l'Aspromonte, facilmente raggiungibile dall'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Campo Calabro, proseguendo per la strada provinciale per San Roberto. Il territorio è diviso in frazioni, tra cui la principale è San Nicola. Vediamo un attimo chi c'è in linea. Andiamo avanti, caduta la linea. Il rione Terra, arroccato sulla collina in cui sovrasta il cimitero, è il nucleo storico di questo paese, in cui sorge l'antica chiesa dell'Immacolata, il palazzo dei Catalani e rudere del castello dei Ruffo di Calabria. Attualmente il rione è semirupestre, ma sono in corso fasi di riqualificazione dei beni architettonici. Un altro grande rione è San Rocco, tutti santi praticamente abbiamo, posto in posizione dominante rispetto a quello di San Nicola, e in cui sorge la chiesa dell'omonimo santo, oggi parrocchiale. Nei dintorni del rione sorge il convento dei Cappuccini, ora in disuso. Al rione San Rocco è contigua la frazione Croce, da cui parte la strada per il cimitero, dal cui piazzale è possibile godere di una panoramica della vallata dello stretto di Messina. Vediamo un attimo chi c'è in linea. È caduta la linea? Benissimo. Mi comunico dalla regia che cade questa linea, quindi bisognerà agire. Poi non vi preoccupate, chiunque telefona e cade la linea, poi faremo noi qualcosa al regista, ma non vi preoccupate. Ora vediamo un attimo se cadrà pure questa. Pronto? Pronto? Appunto, è caduta pure questa. Vale. Ne pagherà il regista, non vi preoccupate. Allora, continuiamo. Da San Rocco è possibile raggiungere la provinciale Campo Calabro, passando dalle contrade Baglio, Adorno, Matiniti e Acquamurata, appartenenti a questo comune. Dalla provinciale, prima di giungere al centro storico di Fiumara, scusate, ho detto il nome. Vabbè, facciamo finta che non se ne sono accorti nessuno. Andiamo avanti. Vediamo un po' chi è in linea, pronto? 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 Sì, pronto. Ciao, chi sei? Elisa. Ciao Elisa, da dove mi chiami? Gioiosa. Ok. Allora, Elisa, ti do praticamente un calcio di rigore a porta libera. Mi sai dire di cosa stiamo parlando? Di chi? Di Fiumara. Brava. Ma l'avevi indovinato prima del mio errore? No. Appunto, te l'ho proprio detto io. Va benissimo. Colpa mia, quindi. Non c'è problema. Allora, Elisa, ascoltami bene. Questa è la... Tu sai cosa vinci innanzitutto? No. Ok, è la prima volta che chiami? Sì. Ok, allora Elisa, tu vinci praticamente un premio da ritirare presso la Full Travel Service di Pino Canzonieri, agenzia viaggi,
presso i loro uffici, dove tu potrai andare praticamente a prelevare un gadget che corrisponde a una maglietta, un cappellino, oppure una pochette, una borsa mare. Sono diversi gadget dove tu potrai ritirarli. Questo è sita in via Cesare Battisti a Siderno. Tu basta che ve la dire, io ho vinto praticamente al gioco presentato da Samuele, indovina dove sono, ditele mia, e ti daranno il premio che più ti piacerà. Però ricordiamoci che c'è in palio la crociera. Allora, io a Giulia prima ho detto di sparare alto, ok? Come numero. Allora, Elisa, che pagina qua siamo? Spara abbastanza alto. 380. Hai capito bene tu. Perfetto, grazie Elisa. Spero di poterti chiamare alla fine della puntata. Ok? Grazie Elisa. Ok, Elisa ha più o meno capito che tipo di in che posizione ci dobbiamo mettere. Ok, allora andiamo avanti con la prossima diapositiva. Ok, qui veramente mi aspetto la telefonata di qualcuno, ma questa non sarà facile nemmeno per lei. Allora, parliamo di questo piatto. Questo piatto è, allora, la cucina è un'arte dalle infinite combinazioni, tanto che anche due o più ricette simili apparentemente nascono da sottili differenze. È il caso di una tipologia di contorno che mette insieme i sapori più gustosi e colorati del Mediterraneo e conosce tantissime versioni. Infatti questo piatto è ripetuto in Francia con il nome, scusate la pronuncia se non è perfetta, ma è ratatouille. Nelle nostre regioni del sud invece viene chiamato in un altro modo. Si tratta di un gustoso e ricco contorno stufato lentamente che si prepara soprattutto in tre regioni fondamentalmente, che sono Campania, Calabria e Basilicata, con differenze da regione a regione, ma anche addirittura, come spesso accade, da famiglia a famiglia. Altre preparazioni si può servire sia come contorno che come antipasto, accompagnata da diversi prodotti, e diciamo che questo prodotto ha 2, 4, 6, 8, 10, 12 ingredienti. Quindi in francese è molto simile a una ratatouille. Scusate la pronuncia, che magari non può essere perfetta, però in calabrese viene chiamata in un piatto molto particolare, e qua guardate, è ricco di, potete controllarlo voi, è ricco di verdure, vedete che ce ne sono proprio tante. Ecco, quindi cerchiamo di indirizzarci verso questo tipo di piatto. Allora, piatto ricco, per di più molto molto sostanzioso, anche se fatto da verdure, è fatto comunque da diversi tipi di ingredienti che danno, diciamo, è più un piatto sicuramente invernale, questo è poco ma sicuro, però è fatto da ingredienti che sono facilmente reperibili in qualsiasi delle nostre tavole. Naturalmente voi sicuramente poi vi aiuterò io. Comunque, pronto? Marco! Ciao Marco, da dove mi chiami? Da dove? Di Bovalino. Aspetta Marco, allora Marco. Allora, Marco da Bovalino. Allora Marco, hai capito che piatto è? Che? Hai capito che piatto è? No, non ho capito che piatto è. Non lo sai il piatto? No. Dimmene uno, se no non posso farti andare al gioco successivo. La serranata? No, però è simile. Comunque, Marco, dimmi intanto il numero della pagina, in modo che se vinci ti mando in crociera. Vai. 210. Come? 210. Non sei stato molto attento allora. Comunque, puoi richiamare, ok? Ci sentiamo dopo Marco, grazie. Ciao. Ciao. E Marco non è stato molto attento. Diciamo che Elisa
hai indovinato più o meno la zona. Diciamo che rispetto a quello che ha detto Marco, dobbiamo andare un po' più in su. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono Lorena. Lorena, da dove chiami Lorena? Gioiosa Marina. Un attimo Lorena, che ti segno. Allora, Gioiosa Marina. Allora Lorena, innanzitutto dimmi il tipo di piatto che vedi in visione, vai. E può essere la caponata. Allora, io non ve la posso dare per buona, perché viene chiamata proprio in un modo particolare in calabrese. È molto, cioè in siciliano si chiama caponata sicuramente, però facciamo che te la do buona, perché te la do buona come, però mi devi indovinare in calabrese. Gli ingredienti. In calabrese si chiama, ve lo dico, si chiama, che è la stessa cosa della caponata, si chiama ciambotta. Allora io ti dico, mi devi dire i 12 ingredienti, che non sono pochi, però piano piano, uno per uno, vai. Pomodori. Va bene. Zucchine. Sì. Peperoni. Sì. Cipolle. Sì. Aglio. Aspetta. L'aglio non mi risulta. L'aglio no. Non c'è. Vabbè. Allora, Lorena, ascolta, comunque tu puoi sempre concorrere per il premio più ambito, che è quello della crociera. Allora, Lorena, devi stare attenta al numero da dare. Allora, ti do un qualche indizio. Allora, innanzitutto, se hai sentito le telefonate precedenti, ricordate di stare fino alla fine del programma, perché poi là io dirò il numero della pagina e chi eventualmente ha vinto. Allora, ricordatevi che la pagina è quella di destra, di conseguenza se voi prendete qualsiasi libro e prendete la vostra pagina di destra, avrà o un numero pari o un numero dispari, quindi questo voi già dovete sapere se è un numero pari o un numero dispari, perché ogni libro la pagina di destra o è pari o è dispari. A me, se non concesso questo, lo vedete che il libro è verso la fine qui, perché inizia di qua, essendo verso la fine cercate di tirare un numero abbastanza importante, non eccessivo, però abbastanza importante. Voi ditelo che io cercherò di aiutarvi. Vai. 320. Va bene Lorena, stai in contatto fino alla fine, mi raccomando. Ok? Va bene. Va bene Lorena. Ciao. Bravissima Lorena. Lorena intelligente, ha capito. Ok. Andiamo con la prossima diapositiva. Ah no, la sempre la stessa. Giusto, non hanno. Scusa regia, è il periodo estivo, sto dormendo poco. Ok, sempre parliamo della ciambotta. Allora, la ciambotta, questo è una specie di caponata. Non è proprio uguale, però è molto simile, perché in Sicilia viene chiamata caponata, infatti. No? Allora, questa ciambotta ha, ve l'ho detto, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ingredienti. 4-5 li ha dati la concorrente di prima, Lorena. Vediamo un attimo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao Maria. Ciao Samuele. Allora, ormai qua Maria, te lo giuro. Allora Maria, ascolta, io qua non ti dirò niente, però tu lo sai che tu sei una delle più nostre grandi fan. Allora sì. Mi raccomando, tanto per il gioco della ricetta è inutile darti dei consigli, perché ne sai più tu di noi. Comunque, a parte questo concetto, ancora io e il regista aspettiamo l'invito per venire a mangiare da te, perché ce l'hai promesso, quindi io questo me lo ricordo. Però mi raccomando, per il libro, guarda che oggi siamo vicini. Ieri per 10 pagine noi, ma oggi siamo davvero vicini. Se hai ascoltato le telefonate precedenti, siamo veramente vicini, ma proprio vicinissimi. Ok. Allora, iniziamo con la carrellata degli ingredienti. Vai, Maria. Allora, peperoni. Vai. Zucchine. Vai. Patate. Vai. Vai. Pomodori. Vai. Basilico. Basilico, eccolo, vai. Olio. Sì. Ale. Sì. Pepe. Sì. Ne mancano quattro. Ne mancano tre. Allora, uno, ascolta, aspetta,
uno te lo voglio dire, se ti aiuto io, uno l'hanno messo come ricetta, ma è l'elemento di cui noi, se non abbiamo quello, non possiamo vivere. Cioè, senza quello non possiamo vivere. Quindi è un liquido di cui noi non possiamo vivere. L'hanno messo negli ingredienti, ma non è un ingrediente, è un mezzo attraverso il quale. Brava, ecco. Ok, ne mancano due. Uno lo vedi là, non l'hai detto, e l'hai detto, diciamo, in frutto, in ortaggio. Sì, la allora polpa di pomodoro. Esatto. E tu hai detto i pomodori, che ci sono, eh? Sì, sono tutti e due praticamente. Ne manca uno che qua in Calabria ne avete davvero tante e buonissime. E sono, specialmente c'è una zona qua che è famosa in tutta Italia per questo tipo di prodotti. Le cipolle. Brava, 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 brava. Allora, tu da Gioiosa o da Marina chiami? Maria, scusami. Sì, da Marina, sì. Marina. Allora, Marina di Gioiosa. Allora, Maria, ascolta, non scherzare, non mi sbagliare ora, ti prego. Se ascolti, hai ascoltato le telefonate precedenti? Sì. Allora, io ho detto una cosa importante nelle telefonate precedenti. Pagina pari o dispari, il numero è verso la fine, i concorrenti precedenti mi hanno ascoltato sì e no, dimmi tu il numero. E io ti dico 383. 383, va bene. Lo spero di sentirti alla fine, ok? Speriamo. Ok Maria, salutami tutti a casa, tanto ormai ciao, siamo di famiglia. Mi chiama Miriam. Tanto tra un po' mi chiama Miriam, quindi. Ok, grazie. Ciao Maria. Ciao. Ok, ok. Benissimo, oggi stiamo andando proprio molto molto speditamente. Vediamo un attimo chi abbiamo. Oh, beh. Qua dovete impiegare 30 secondi a indovinarla, eh. Ok. Allora, questa è una cantante, va bene? Allora, nata non si sa. Questa cantante ha vissuto a Torino fino all'età di 6 anni. Vediamo un po' chi è. Pronto? Proprio 30 secondi ci sono voluti qua. Pronto? Sì. Ciao, chi sei? Elisa. Ciao Elisa, hai già chiamato? Sì. Ok, sei l'Elisa di Gioiosa. Sì. Ok, allora Elisa, chi è lei? Sempre Elisa. Brava, ma come mai Elisa? Cioè, come mai è collegata alla Calabria? È nato i suoi sono di Gioiosa Calabria. Diciamo che ci sono due modi, lei è nata a Siderno, ma diciamo, i genitori sono di Gioiosa, perfetto. Allora, Elisa, hai vinto come sempre il premio che ti dicevo prima. Allora, Elisa, numero della pagina. Tu prima mi hai detto 380. È un po' troppo, ti dico. Quindi vai un po' in basso. 355. Ok. Vi voglio ricordare una cosa, se due telespettatori diranno lo stesso numero, è normale che verrà preso in considerazione il primo. Il secondo telespettatore dovrà cambiare numero. Quindi 355 l'hanno già detto? No. Va bene, bene, lo dico per gli altri, naturalmente. Ok, spero di sentirti alla fine della puntata. Ok, grazie. Ok, ciao Elisa. Ok, andiamo avanti con la prossima diapositiva. Allora, qua sono sicuro che non sarà facile. Questo è veramente difficile, ragazzi. Allora, questo comune, vi posso aiutare, nella provincia di Vibo Valentia, e ha circa 2000 abitanti. Il nome del paese appartiene, diciamo, deriva da una famiglia arcaica detta, chiamata Ieracari. Diciamo che la principale attività è l'artigianato, che si distingue soprattutto per la lavorazione della terracotta, caratterizzata da elementi popolari. Il sindaco attuale, non abbiamo molte informazioni di questo paese, si chiama Vitaliano Papilio ed è molto molto giovane, perché è nato nel 1982, quindi veramente molto molto giovane. Quindi è uno dei, vi dico, perché è uno dei sindaci più giovani d'Italia, tra virgolette.
e ha vinto solamente con il 94% dei consensi della popolazione, quindi regolatevi voi. Pronto? Pronto. Pronto, ciao, chi sei? Nicola, da Pocasseraggio. Ciao Nicola, come stai? Beh, bene, tu? Bene, bene, grazie Nicola. Allora Nicola, Monasterace. Allora Nicola, di che paese stiamo parlando? Gerocarne. Bravissimo. Il paese, oh bravo, non era facile, eh? Questo ti posso garantire che non era facilissimo. Cos'è che ti ha aiutato? Lo conosci? Ho detto che sono imbattibile. Lo so, capito. Cioè, lo capisco che sei imbattibile, ma Gerocarne, ragazzi, è veramente difficile, eh? Cioè, io sinceramente non ci sono mai andato. No, ma tu hai detto una cosa che insomma, chi conosce quelle cose lì lo aiuta molto. Cioè Gerocarne hanno una produzione artigianale di terracotta che è una delle prime in Calabria. Guarda, sinceramente merito tuo che lo conosci, sinceramente. Però ti posso garantire che stiamo cercando dei paesi non facilissimi da. Ma guarda, il 99% delle terracotte che si vedono nelle feste religiose e non nei mercati proviene tutto da Gerocarne. Bene, grazie Nicola per l'informazione, perché vedi, il nostro è anche un programma di cultura, come vedi, no? E ti ringrazio per averci fornito questa informazione importante, grazie. Allora Nicola, tu sai benissimo già cosa hai vinto perché hai già partecipato. Allora Nicola, oggi siamo veramente vicini, oggi sono sicuro di darlo. Allora, pagina di destra, quindi sapete già se è pari o dispari questa pagina, è verso la fine del libro. E se hai ascoltato le telefonate precedenti, puoi aver capito qual è la centinaia che ci interessa. Allora, vai Nicola. 358. 358. Ok. Nicola, spero di poterti farti, cioè di farti richiamare alla fine del programma. Ok? Ciao. Grazie Nicola. Ciao. Ciao. Ok, bravissimo Nicola. Vediamo un attimo il prossimo. La prossima diapositiva, beh, anche qua ci sbizzariamo. Ok, allora, queste sono le famose, dai ragazzi, non potete, non dovrei darvi neanche degli indizi su questo. Io penso che quasi ogni domenica vengono fatte. C'hanno 2, 4, 6 ingredienti, anzi 5 più 1 dico, perché il sesto è facoltativo, cioè se uno lo vuole lo mette, se uno non vuole non lo mette. Però è molto facile questa ricetta. Pronto? È caduta la linea. Allora, questo tipo di piatto è un piatto che nelle cucine specialmente domenicali si nota, si addirittura il prodotto principale. Pronto? No, pronto? Niente, è caduta la linea. Allora, il prodotto principale, cioè che compone questo tipo di piatto, addirittura viene prelevato nel luogo di origine, addirittura, perché sia il più fresco possibile. Quindi avete capito già di cosa sto parlando. Vedo che il telefono è impazzito. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Buongiorno, sono Vincenzo da Gioiosa. Ciao Vincenzo, ci siamo sentiti ieri. Sì. Giusto? Bene. Sì. Hai vinto ieri? Sì, ho vinto. Perfetto, bravo Vincenzo. Allora, Vincenzo da Gioiosa. Allora Vincenzo, mi sai dire, vabbè, che piatto è? Penso che sia molto facile. Vai. Potrebbero essere frittelle di fiori, di zucca. No, lo sapevo che poteva entrarvi in inganno. Perché frittelle sì, però io ho detto prima, il prodotto fondamentale molto spesso viene preso nel luogo di produzione, cioè deve essere molto fresco, quindi capito, ok, non dire niente. Ok, ho capito, hai capito, ok, non dire niente, però puoi dirmi il numero della pagina. Allora Vincenzo, occhio perché sì, siamo vicini. Direi 387. 387, non sei stato attentissimo, riprova, perché a una concorrente precedente che aveva detto 380 ho detto vai un po' più giù perché siamo un po' troppo alto. Comunque puoi richiamare Vincenzo, ok? Alla prossima, ciao Vi, ciao ciao.
Allora, vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? Sì, pro. Ciao, chi sei? Oh. Non ho capito, Rocco, scusami. Rocco del Gioioso. Ciao Rocco, come stai? Ciao, sto bene, tu come stai? Bene, grazie. Allora Rocco, è la prima volta che giochi, se non sbaglio? Sì, sì. Perfetto, perché non mi ricordavo il nome. Allora Rocco, sai no, di no, che... Bristelle di fiori di zucca. No, l'hanno appena detto. Non sono fiori di zucca, sono altre cose. Comunque Rocco, poco male. E dimmi il numero della pagina, che quella è la cosa più importante. 28. Come? 20. Non ho capito Rocco. 25. 25 cosa? Il numero della pagina. Ah, il numero 25. Va bene, grazie Rocco. Beh, sicuramente Rocco non è stato molto attento, perché non mi può essere la pagina numero 25, questa è verso la fine del video. Allora, vediamo un attimo chi c'è in linea. Pronto? Sono Miriam. Ciao Miriam. Allora Miriam, guarda, io ti metto insieme a tua mamma. Ok Miriam, dimmi di che frittelle stiamo parlando. Il bianchetto. Bravo, in genovese si dice gianchetto. Bravo, oppure in calabrese si dice anche bianco mangiare, ho sentito, una cosa del genere. Allora, esatto, sono le frittelle di bianchetto. Allora, 6 ingredienti. A me ne bastano 5 più 1, perché il sesto è facoltativo, se uno lo vuole lo mette, se no no. Però vai Miriam. Bianchetto. Vai. Farina. Certo. Acqua. No, no. Con la farina ci va comunque. L'acqua non c'è. Cioè non è considerato. Prima veniva considerata, ora non è considerata. Miriam, mi dispiace, non ti posso far passare la cosa, perché mi trovo un ingrediente che non c'è. Quindi figurati, se no te l'avrei fatta passare. Comunque Miriam, tanto richiami a voglia, non è un problema. Allora Miriam, numero di pagina, vai. 377. Quanto? 3? 377. 377. Siete ancora alti. Scendete. Ok. Ci risentiamo alla prossima. Ciao Miriam. Ok, devo andare di fretta ragazzi, perché sono tantissime telefonate. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a finire questi belle frittelle di bianchetto. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Rosita. Ciao Rosita, da dove chiami? Da Rocella. Ok, è la prima volta che ci chiami? In questo gioco sì. Perfetto. Ok, Rosita, allora abbiamo indovinato che sono le frittelle di bianchetto. Allora, mi sai dire i 5/6 ingredienti? Allora, bianchetto. Certo. Farina. Sì. Formaggio grattugiato. No. Non viene inserito all'interno degli ingredienti, no. Però puoi sempre dimmi il numero della pagina per vincere la crociera. Allora Rosita, guarda, se hai ascoltato le telefonate precedenti, e vi invito a stare in collegamento fino alla fine, perché dirò poi alla fine il numero della pagina. 361. 361. Ancora troppo. Però ci stiamo avvicinando. Rosita, ci sentiamo alla prossima, vai. Allora, ancora queste frittelle, non mi dite ingredienti che molto difficili. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono Valentina da Caulonia. Aspetta Valentina, arrivo subito. Allora, Valentina Caulonia. Allora, Valentina, allora, mi sai dire tu questi 5-6 ingredienti? Allora, bianchetto. Vai. Farina. Sì. Sale. Va bene. Olio. Va bene. Allora, ascolta, ne mancherebbero due, a me ne basta, cioè, uno sicuramente e uno è facoltativo. Poi, se riesci bene, se no non è un problema. Però ne manca uno, dai. Prezzemolo. Brava. Il prezzemolo, e poi ce n'è un altro che hai già vinto, però voglio vedere se ci arrivi. È un altro ingrediente che è facoltativo, cioè qualcuno lo mette. Infatti viene messo tra parentesi. Secondo te cos'è?
Hai vinto, non c'è problema? No, non ho idea. Pepe, peperoncino? No, è il limone. Il limone viene, okay, viene considerato praticamente come un ingrediente facoltativo. Comunque, non importa perché avevi già vinto. Allora, Valentina, sai cosa hai vinto? Un gadget da Full Travel. Bravissimo. Allora ci segui. Allora, benissimo, brava. Allora, Valentina, cosa è importante adesso? Con calma. Allora, pagina. Sì. Pari o dispari l'avrete dovuto capire. Sì. Perché se voi prendete un libro, tutte le pagine di destra, in questo caso la pagina di destra, hanno una numerologia, quindi o pari o dispari. In più, le centinaia le abbiamo capite quali sono. Vi ho detto salito, scendete. Abbiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora di programma. Vedete voi di portarvi a casa sto benedetto viaggio. Eccolo qua il biglietto. Vai Valentina. 361. 3, 6. No, l'hanno già detto. L'ha già detto Rosita. Devi dirmi un altro numero. Aspetta, aspetta Valentina. Me l'hanno già detto. E io a Rosita ho detto scendete ancora da 361. Vai, puoi dirne un altro. 351. 351. Spero di dire alla fine di chiamarmi tu. Lo sky? Ci, okay, sentiamo alla fine, lo spero. Ok, andiamo alla prossima diapositiva. Ok, ok. Personaggio famoso. Allora, questo personaggio è nata il 21 ottobre del 41 ed è deceduta quest'anno, il 4 gennaio 2018. Vediamo un attimo se riusciamo a capire subito chi sia. Pronto? Sono Vincenzo. Aspetta Vincenzo, che ci hai già chiamato, giusto? No, no, andiamo da Roccella, di fronte a proprio telefono. Ah, ok, no, perché aveva già chiamato un Vincenzo, scusami. Allora, Vincenzo da Roccella. Allora, Vincenzo, mi sai dire di che personaggio stiamo parlando? È famosa, Marina, certo, Ripa di Meana. Marina Ripa di Meana, che, tra parentesi, voglio darti delle informazioni. Prima si chiamava Marina, cioè Marina Ripa di Meana, che è un nome d'arte, non si chiama così. Poi si è chiamata Marina Lante della Rovere, però il vero nome suo è Maria Elide Punturieri, il suo vero nome. Allora, come mai è collegato alla Calabria? Punturieri è un cognome calabrese. Esatto, il motivo, quindi, non lo so. Perché io lei sono della Calabria, quindi. E mi devi dire come mai lei è un personaggio che noi consideriamo calabrese. Perché il marito era calabrese, era. No, mi dispiace. No, Vincenzo. Non è questo. Comunque ha un'altra caratteristica. Io poi ti ho dato il nome da single, te l'ho dato, non da sposato. Ok, allora, però intanto mi puoi dire comunque il numero della pagina. Ok. Allora, scendo un pochino dalle ultime. 347. 347. Spero di farti chiamare alla fine, ok? Grazie Vincenzo. Grazie. Grazie, ciao, a te. Allora, andiamo avanti, ragazzi, mancano circa 10 minuti, un quarto d'ora di programma. Siamo vicini veramente, oggi, perché oggi mi sa che lo odiamo. Comunque. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono Giada. Ciao Giada, come stai? Bene, tu? Bene, grazie Giada. Allora Giada, tu chiami da Marina di Gioiosa, giusto? Sì. Ok. Allora Giada, lei chi è questo personaggio? Abbiamo detto che è? Marina Ripa. Sì? Di Meana. Va bene. Marina Ripa, ma come mai viene considerata calabrese? È nata in Calabria. Esattamente, è nata a Reggio Calabria lei, effettivamente. Infatti lei va di cognome Punturieri, ma è il suo nome del papà. Quindi lei comunque è nata proprio a Reggio Calabria, quindi è proprio calabrese doc. Allora, Giada, hai seguito le telefonate precedenti? Sì. Quindi il numero più o meno hai capito dove ci stiamo indirizzando. Allora, Giada, numero della pagina, vai. 333. 333. Va bene. Vedremo un attimo di provare
a farti richiamare alla fine, Giada, lo spero veramente. Tanto tu ci segui dall'inizio. Spero che hai vinto tu. Grazie Giada, un bacio. Ok, brava Giada. Ok, vediamo un attimo la prossima telefonata e la prossima soprattutto. Pronto? Sì, pronto. Non abbiamo ancora mandato la diapositiva. Se riesci a stabilire cos'è questo, ti faccio giocare lo stesso. Ciao, chi sei? Ciao, sono Giuseppe da Roccella. Ciao Giuseppe, come stai? Tutto bene. Bene. Allora Giuseppe, è la prima volta che giochi con noi? No, ho giocato anche ieri. Ah, ok, scusami, no. Non mi ricordo tutte le telefonate, come vedi ci sommergono, quindi non posso ricordarmi tutte le telefonate. Allora Giuseppe, vuoi una mano o già sai di che località stiamo parlando? No, una mano. Ok, ti do anche un braccio, guarda. Allora, questa località ti dico che è in provincia di Reggio Calabria e ha, diciamo, vediamo come posso aiutarti. In provincia di Reggio Calabria, diciamo che dista circa 15 km da Reggio Calabria, quindi andando verso Reggio Calabria ti viene prima questo paese. Quindi da questo paese per arrivare a Reggio Calabria occorrono circa 15 km. È un paese molto turistico, quindi che poggia sul Mar Ionio, come vedi. Sì, no? E diciamo che ti do l'ultimo aiuto, addirittura sì, a livello storico. Era nota ai greci come pietra bianca e per il colore, c'è un motivo, del suo vicino promontorio che è capo d'armi, addirittura viene nominata anche da Cicerone. Allora, stiamo parlando di quale paese, Giuseppe? Non ti posso dare molti aiuti perché devo poi andare avanti, capito? Quindi ci sono anche gli altri. Pentadattilo. No, Pentadattilo è un po' prima, c'è ancora un po' prima. Questo siamo proprio in prossimità di Reggio, mancano 15 km. Comunque, Vincenzo, Giuseppe, scusami, poco male, dai. Puoi indovinare comunque la pagina, quella è la cosa più importante. Vai Giuseppe. Ok, io dico pagina 349. 349. Ok, io spero di chiamarti alla fine del programma. Io intanto devo controllare che qualcuno non mi dica le stesse pagine perché sono veramente 10.000 telefonate. Ok Giuseppe, ci sentiamo alla prossima, grazie. Ok, andiamo avanti, prossima telefonata, pronto? Vediamo che c'è qualcuno lì, vado avanti. Pronto? No, ok. Come vi dicevo, questo luogo viene addirittura nominato da Cicerone. Vediamo un attimo chi c'è, pronto? Pronto? Pronto, ciao, puoi alzare un po' il tono della voce? Sì. Ciao, chi sei? Bianca. Ciao. Ciao, chi sei? Sì. Sei Lina. Vai, tranquilla, puoi parlare. Condofuri? Scusa, non ho capito. Condofuri? No, scusa, come ti chiami? Non ho capito il tuo nome. Franca. Ah, scusami, Franca da dove? Gioiosa. Da Gioiosa. Allora, mi dici Condofuri? No, però siamo lì vicino, non è Condofuri. Allora, Franca, dimmi intanto, è la prima volta che guardi il nostro programma? Sì. Perfetto, ti piace? Sì. Bene. Allora, Franca, puoi indovinare il numero della pagina e ti mando in crociera. Il biglietto è qua, la pagina è questa qua. Vai, Franca. 357. Aspetta che controllo se è già stato detto. No, perfetto. Registrato. 357. Se alla fine del programma ti dirò di richiamare, vuol dire che c'è importanti novità per te. Grazie. Grazie, Franca. Ok, andiamo avanti. Allora, questa località è nota, diciamo, per essere un luogo, un sito archeologico, in quanto luogo di ritrovamento di diversi reperti. Vediamo un attimo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Vincenzo da Gioiosa. Vincenzo mi hai già chiamato? Sì. Specialista nelle località. Non lo so, sparo. Va bene Vincenzo, sai dirmi di che località stiamo parlando? Potrebbe essere, diciamo, Palizzi, forse.
quasi, siamo vicini. Non è proprio Palizzi, però puoi ridarmi il numero. Prima mi hai detto, se sbaglio non fatto, prima hai detto 387, se sbaglio non faccio. Allora, sì. Vincenzo, più basso. Sì. Vai. 337. 337? Sì. Vediamo un attimo se è già stato dato come numero. No, quindi memorizzato. Spero che tu possa aver vinto. Ci sentiamo, okay. Spero alla fine del programma. Ok? Sì, grazie. Grazie, ciao. Vincenzo. Ok, vediamo un attimo chi c'è in linea. C'è oggi 2 milioni di chiamate, non abbiamo manco il tempo di darvi le informazioni. Pronto? Pronto? Sono Vincenzo, la Roccella, non da me. Ok, ormai mi distingo benissimo. Ok, Vincenzo, di che paese stiamo parlando? Visto che è più giù, Bova Marina. No, non ci siamo ancora. Non ci siamo ancora. No. Ok, Vincenzo, aspetta. Puoi sempre concorrere, naturalmente, no? Dammi un altro numero, vai. Allora, prima ho dato 347. 347 mi hai dato, no, prima. Ma l'ho già dato prima. Ti do 335. Controllo se è già stata data. 335. Ok, registrata. Ok, grazie Vincenzo. Grazie. Grazie. Vediamo di riuscire a beccare sto paese, ragazzi. È un paese bello, molto bello. Io l'ho visto questo paese, lo conosco bene, bello. Ok, vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? Pronto, sono Anna. Ciao Anna, da dove mi chiami? Da Siderno. Siderno. Allora Anna, non è la prima volta che chiami, giusto? No, no. Infatti, mi ricordavo dalla voce. Allora Anna, sai dirmi di che paese stiamo parlando? Spero che sia Melito. No, le state dicendo tutti, non lo saltate proprio. No, ancora è un po' più lontano ancora di Melito, verso Reggio, ancora un po' più, 15 km da Reggio. Ho capito. Va bene, ok. Allora, Anna, dimmi il numero della pagina. 338. 338. Controllo se è già stata data. 338. Sì, sì. Ho capito. No, non è stata data. Perfetto, registrata allora. Ok, grazie Anna. Spero di sentirti alla fine. Allora, vediamo un attimo quanto mancano. Circa 7 minuti di programma. Vediamo la prossima chiamata. Pronto? Non ti sento, alza il volume della voce. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Ciao, sono Francesca da Caulonia. Ciao Francesca, ti hai chiamato ieri, giusto? Sì, ho chiamato ieri. Ok, ricordavo. Allora, Francesca, sai dirmi di che paese stiamo parlando? Pellaro? No, ancora no. Però voi non mi fate neanche darvi una mano. Ok, non è Pellaro, però siamo in quella zona lì, molto vicino a Pellaro. Ok, però Francesca, l'importante è il numero della pagina ora, perché siamo veramente agli sgoccioli e siamo davvero vicini. Vai. 359. 359, controllo se è già stata data come pagina. 359. Ok, registrata. Non è stata ancora data. Bene. Se è il caso ti richiamiamo. Va bene? Grazie Francesca. Allora, ragazzi, mi fate dare una mano per indovinare questo benedetto paese? Allora. Questo paese dei tre più importanti, perché è un sito archeologico, vi ho detto, ed è vi ho detto che sorge su un promontorio che si chiama Capo d'Armi. Se voi andate a trovare Capo d'Armi vi esce questo paese, ecco. Vediamo un po' chi è in linea. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono sempre Vincenzo da Gioiosa. Ok, aspetta che ti vado a trovare, Vincenzo. Allora, Vincenzo da Gioiosa. Ok, Vincenzo, vai. La sparo un'altra volta. Vai. Direi Bova Marina. L'hanno già detto, l'hanno appena detto.
facciamo una cosa. No, l'hanno già detto, dinne un'altra, perché l'hanno già detto Boba, dai. Siamo capo spartimento. No, ancora no, non ci siamo. Okay. Vincenzo, dimmi ancora una volta il numero della pagina. Q2 327 327. Sì. Vediamo se è già stata data. No, ok, registrata. Ok. Grazie Vincenzo. Vediamo un attimo di riuscire, mancano pochi minuti. Ma ragazzi, non è che pure oggi mi fate tornare a casa con la costa crociera. Non la voglio più, non la voglio. Pronto? Pronto? Ciao, sono Valentina da Cauronia. Ciao Valentina, come stai? Molto bene, tu? Grazie, bene. Allora, Valentina, è la prima volta che ci chiami? Sì, la prima volta. Ah, bene. Quindi è la prima volta che ci guardi anche? Anche, sì. Ah, questa qua non te la posso perdonare, però, scusami. È da un mese che siamo in linea, che siamo in onda. Ma io non c'ero, ero fuori. Ah, vabbè, allora sei giustificata, va bene, va bene. Ok, Valentina, sai dirmi il numero, scusami il numero, sì, la diapositiva di quale località stiamo parlando? Dammi un aiuto. Allora, ecco, almeno una che mi chiede, dammi un aiuto. Allora, questo paese attualmente la principale attività sono i latterizi ed è noto per essere, tu basta che vai a vedere dove sorge, che sorge su un promontorio che si chiama Capo d'Armi. Quindi se tu controlli Capo d'Armi e ha un colore bianco, infatti era definito questo posto Capo d'Armi pietra bianca. Quindi questo paese è molto vicino a Reggio Calabria, circa 15 km da Reggio Calabria, ed è molto turistico. Riaci Capo? Come? Riaci Capo? No, ancora non ci siamo. Ma è un paese allora veramente saline. Importante. Non ci siamo ancora. Allora, comunque Valentina, puoi sempre concorrere per la crociera. Mi sai dire il numero della pagina? 353. Un attimo che controllo se è già stata data. No, perfetto, va bene, registrata. 353. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao, grazie Valentina. Allora ragazzi, adesso vi faccio indovinare la diapositiva, anche perché probabilmente anche l'ultima, perché siamo quasi in chiusura. Allora, vediamo un po' chi c'è in linea, pronto? Pronto, sono Rosaria da Monasterate. Rosaria? Sì. È la prima volta che ci chiami? Sì, è la prima volta. Ok Rosaria, è la prima volta che ci guardi pure? Sì. Perfetto, cioè perfetto mica tanto, perché è un mese che noi siamo in onda, comunque, vabbè, sei perdonata pure te, dai, ok. Grazie. Senti Rosaria, scusa, hai detto da Monasterace? Sì, da Monasterace. Ok. Allora, sai dirmi di che paese stiamo parlando? Allora, il paese è Lazzaro, frazione di Motto San Giovanni. Madonna, finalmente! Guarda, ho capito perché non ci hai chiamato, perché finora non ci hai chiamato. Perché veramente sei stata l'unica che è riuscita a indovinare che è Lazzaro. Bravissima. Allora Rosaria, siccome tu non sai, perché è la prima volta che ci guardi, cosa hai vinto, allora hai vinto un gadget da ritirare presso la Full Travel Service, che è un'agenzia viaggi di Pino Canzonieri, sita in Siderno, via Cesare Battisti, dove tu potrai andare a dire: guarda, io ho partecipato al gioco presentato a Samuele, che sono sottoscritto, indovina dove sono, ditele mia, e potrai ritirare un gadget che potrebbe essere una borsa mare, uno zaino, una maglietta, un cappellino, ce ne sono diversi, tu sceglierai quello che più ti piace, ok? Grazie. Però Rosaria, sei anche l'ultima telefonata in linea e c'è una grandissima responsabilità. Allora, se tu hai guardato fino all'inizio del programma, io ho detto che questa pagina ti dà la possibilità di andartene in crociera, questo è il biglietto, lo faccio vedere. Sì. Ok? Sì. Crociera che parte il 23 settembre da Bari e fa il giro del Mediterraneo passando dalla Grecia, quindi tutti i posti, le isole più belle della Grecia,
per poi fermarsi a Venezia e fare il ritorno di nuovo a Bari. E il viaggio è per due persone e paga solamente una praticamente. Quindi okay, la seconda, in questo caso tu, andresti gratis. È un okay viaggio di 8 giorni, eh? Sì. Quindi è tutto pagato con Costa Romantica. Allora, pagina destra del libro, quindi tutti i libri hanno una sequenza numerica, quindi tu sai già se questa è una pagina pari o dispari. La centinaia l'abbiamo capita qual è, quindi se è l'ultima chiamata, ti prego, cerca di indovinare oppure avvicinarti il più possibile. Vai Rosario. Allora, per me la pagina è 341. Allora, aspetta che guardo se è già stata data. 341 non è stata data. Ok, registrata. Ok. Spero di risentirti tra poco. Okay. Grazie. Ciao, ciao Rosaria. Ciao. Allora ragazzi, stoppo le telefonate perché siamo arrivati alla fine. Allora ragazzi, io devo dirvi una cosa. Quando io vi do gli indizi, ora perché alla persona che chiamerò vedrete cosa succederà. Quando io vi do gli indizi, voi dovete ascoltarmi, perché io non è che ve li dico così tanto per dire. Allora, gentilmente mi può chiamare Lorena di Gioiosa Marina? Se mi chiama Lorena di Gioiosa Marina, ha chiamato all'inizio del programma, gli faccio prendere un colpo perché potrebbe aver vinto lei il viaggio, la crociera per una persona delle due. Quindi spero che Lorena sia ancora in linea, gli diamo qualche istante, se è arrivata la telefonata. Quindi ho ascoltato. Lorena? Sì, pronto? Ciao Lorena. Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Sei emozionata, eh? Sì, ho sentito. Ascolta Lorena, allora tu mi hai detto pagina 320, mi confermi? Sì, okay. Sì. Io ti ho detto, Lorena, ti ho detto io lui intanto prendo il libro, perché intanto lo prendo, ok? Sì. Io sempre, guardando così, questa è la pagina di destra. Tutte le pagine di destra sono dispari. Sì. Tu mi hai detto 300? 20. Che è un numero? Paro. Pari. Paro. Guarda che pagina era oggi. Trecentoventuno. 21, mamma mia. Hai voluto tu perdere la crociera, Lorena. Se tu mi dicevi, se io vi dico la pagina di destra, la pagina di destra è sempre dispari. Se tu invece di dirmi 320 dicevi 321, come hai visto qua, te lo faccio rivedere, no? Così ti faccio ancora più male. Ho visto. Vedi? Sì. 321, vabbè, guarda. Eccola. Sarà per la prossima. Vedi, la tua pagina è quella a fianco, vedi? 320. Sì, 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 sì. Io ti ho detto la pagina di destra è 321. Mannaggia, quando vi dico una vabbè cosa, io ascoltatemi, io vi voglio far vincere anzi io ve lo devo far vincere la crociera. Comunque spero di, insomma, mi dispiace per una pagina, però è stato un po'. Sarà per la prossima. Dai, sarà per la prossima, Lorena. Sono contento che ti sei divertita. Magari era sì, meglio infatti con la crociera. Va bene. Va bene, grazie. Ciao Lorena. Ciao, grazie. Mannaggia, oh, oggi ero sicuro, perché Lorena aveva detto 320, io quando ho detto 320 ho detto io, ma come 320? Le pagine di destra sono tutte dispari. Se mi diceva, basta che lei pensava, 321, che era la pagina successiva, avrebbe vinto la crociera. Ragazzi, noi ci rivediamo la prossima settimana, sempre venerdì, andremo in onda sempre venerdì e sabato, ore 14:30 circa. Ragazzi, mancano 4 appuntamenti, 2 settimane, quindi 2 venerdì e 2 sabati. Io la devo dare questa crociera, quindi vi prego, più arrabbiate, più concisi, più incisivi la prossima settimana. Io vi saluto, Samuele è sempre con voi, un bacio, alla prossima.